Bentornati amici nel mio canale. Oggi faremo insieme il Danubio, ovvero il pan brioche farcito. Per fare il Danubio abbiamo bisogno di farina, latte, lievito di birra, zucchero, olio di oliva, uovo e sale. Mescoliamo le farine. Riscaldiamo il latte. E sbricioliamoci il lievito di birra. Integriamo zucchero, olio di oliva e uovo. E mescoliamo, miscelando man mano le farine, fino a metà quantità. A questo punto integriamo il sale ed aggiungiamo man mano la restante farina. Cominciamo adesso ad impastare direttamente nella ciotola. Prendiamo il composto e versiamolo in spianatoia. Lavoriamolo energicamente per circa 4-5 minuti. A tipo panetto. Questa lavorazione è molto importante per l'ottima riuscita del nostro Danubio. Mettiamolo in una ciotola, copriamo con pellicola e lasciamo lievitare per circa 3 ore in un posto caldo. Adesso prepariamo il ripieno. Tagliamo prima a fette e poi a tocchetti il nostro prosciutto crudo. Adesso prendiamo la ricotta, mettiamola in un piatto o in un recipiente, versiamoci un po' di sale ed amalgamiamo bene il tutto. Dopo 3 ore il nostro lievitato ha raggiunto il raddoppio. Togliamolo dalla ciotola con delicatezza. Mettiamolo in spianatoia e dividiamolo in 3 parti. Arrotoliamo le parti tagliate a tipo salsicciotti. Tagliamo a pezzetti e pesiamo. Devono essere circa 20 grammi cada uno. Arrotoliamo direttamente sulla spianatoia. Proseguiamo in questo modo fino a finitura del nostro impasto. Aiutandoci con un mattarello, spianiamo le sfere. Ed andiamo a farcire. Alla mia famiglia piace la farcitura di prosciutto crudo e ricotta, ma voi potete usare anche le verdure oppure una pastella di zucca, così come ritenete opportuno. Chiudiamo esattamente come faccio io in video. Prima il centro, poi i laterali e alla fine gli estremi. Uniamo bene lì dove siamo andati a chiudere e a testa in giù riponiamo in teglia, già preparata prima. Continuiamo fino a finitura. Ecco, abbiamo finito i nostri involtini a sfera. In una ciotola mettiamo un tuorlo di uovo e un po' di latte. Pennelliamo. Lasciamo lievitare per circa 1 ora. Dopo l'ora di riposo, il nostro preparato è pronto per essere infornato a 180 gradi per 30 minuti. Sforniamo e... il nostro Danubio si lascia davvero invidiare! E che profumo! Soffice, morbido, leggerissimo, per la gioia di grandi e piccoli.
Se ti è piaciuto il video, lascia un like ed iscriviti al canale. Ciao, alla prossima!